Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Shalom, fratelli e sorelle in Cristo. Con una parabola davvero suggestiva, Gesù spiega la necessità di perdonare sempre, perché sempre noi veniamo perdonati. Da Dio riceviamo il perdono. A nostra volta lo diamo agli altri. È così che funziona con i doni di Dio. Si condividono, ce li passiamo da veri fratelli. Sappiamo però che non funziona sempre così. Alle volte diventiamo orgogliosi e forse anche un po' cattivi e ipocriti. Pensiamo di essere buoni, eppure facciamo star male chi vorrebbe il nostro perdono, per ristabilire un affetto quasi smorto. E noi, per le nostre, tra virgolette, ragioni, gli neghiamo la pace. Attraverso questa parabola, però, Gesù ci dice una cosa importantissima che noi non possiamo assolutamente più ignorare. Il perdono che neghi ti verrà negato dal Padre, perché non si può pretendere il perdono da Dio quando noi stessi non perdoniamo. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Fratelli e sorelle carissimi, non facciamo passare un altro giorno negando ancora il nostro perdono a chi casomai lo sta aspettando da molto tempo e versa lacrime di nascosto. Facciamolo per amore di Dio, ma anche per amore nostro, perché abbiamo tanti di quei peccati che fanno paura se non possiamo più confidare nella misericordia di Dio. Preghiamo. Gesù, attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria tua e nostra madre. Amen.